Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2. Allora, siamo su Call of Duty Advanced Warfare e stiamo per giocare alla primissima missione del gioco. Io questa l'ho già giocata perché non avevo idea che fosse così giocabile. Pensavo che fosse un tutorialone e invece no, il tutorialone arriva dopo, non so perché. Qui ti fanno giocare liberamente e poi c'è il tutorial. Come potete vedere, i visi dei personaggi sono veramente fighi, così come il comparto sonoro. Vabbè, questa è una tradizione in casa Activision, il comparto sonoro è sempre molto molto buono. Comunque, complimentoni agli Sledgehammer per aver fatto questo nuovo COD, perché secondo me da Ghosts, vabbè, era difficile fare peggio, però si poteva anche fare una cagata uguale a Ghosts. Invece hanno fatto questo che è decisamente più figo. C'è questa parte un po' lunghetta, ci stiamo sganciando su Seul. Qua ci sono i primi momenti di interazione, dobbiamo premere ripetutamente X. Vabbè, le solite cazzatone che servono a coinvolgervi un po' nell'azione, dai. Sarebbe potuto essere un normale filmato, invece hanno messo questa cosa qui. È merito nostro se si è salvato. Ok. Adesso passeremo, ecco, dentro il palazzo. Tipica sequenza catastrofica alla COD. E purtroppo abbiamo notato i primi cali di frame, perché questo è uno dei problemi più gravi di questo Advanced Warfare, perlomeno parlo della versione PC. I cali di frame continuano probabilmente perché tutto intorno a noi si sta caricando la mappa. Sganciamoci. Ok. E adesso parte la missione, ragazzi. Quindi si agisce, si spara. Si spara già senza fare tutorial, senza fare nulla. Oh, non è male, non è male questa veduta. Ora, qui ci insegnano a padroneggiare la nostra... il nostro esoscheletro, il nostro exo. Dai, dai, forza. Non vedo l'ora di sparare un po'. Mirino Red Dot che possiamo anche cambiare in alcune armi, ma non in questa. Ok. Vedete, ci fanno fare un piccolo tutorial anche all'inizio. Quindi non serve in realtà il tutorialone palloso che arriva dopo, perché è molto palloso. Arma secondaria abbiamo questa e io la scambierei con uno di questi fucili nemici. Ok, abbiamo attivato l'atterraggio assistito. Se premo X, vedete, ci sono questi cosi che... Ah no, questi sono miei, quindi non devo spararli. Cali di frame everywhere. E qui c'è un'illuminazione poco ispirata, secondo me. Guardate quanto è piatta sta scena. È molto piatta, è come se non ci fossero... Non c'è un'illuminazione artistica bella da vedere. Boh, è tutto molto piatto. Ed è un peccato perché la densità poligonale è altissima e i cali di frame lo dimostrano. 227. Se vi state chiedendo che caratteristiche debba avere il vostro PC per far girare bene questo gioco, beh, sappiate che io ci sto giocando con una 980. Quindi sono cazzi vostri, ragazzi. Ok, sta arrivando una cosa figa. Questa è una cosa molto figa. Spettacolare. Questo è veramente spettacolare. Molto carino. Ok. Sciame di droni all'arrivo. Eccoli là. E là. Il nostro carro ci segue. Cioè il carro, quella specie di grosso Metal Gear. Ok. Qui c'è il casino di droni.
Io smonterei un attimo questo qui per farmi da scudo. E questi rompono le palle forte, forte, forte. Qualcuno va dalla torretta! Oh, oh, avete rotto il cavo! Oh, via, 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 via! Entra, entra stronzo che ti ammazzano! Entra! Guarda via quei droni! Le MP ci metti un po' a caricare! Dove sono? Eccoli là. Sto caricando l'impulso MP che dovrebbe tecnicamente bloccare tutti i droni. MP al 50%. Cazzo. Guardate quanti ce ne sono e non finiscono. MP carica, fuoco. Vaffanculo a voi altri. Oh. Ben fatto, soldato. Ok, è molto guidata questa parte, però è... è spettacolare, cioè mi piace molto come, come stile di gameplay. Il fatto che, uopla, si possa saltare, si possano fare dei mega scattoni in volo. Si possa scattare anche di lato per evitare eventuali colpi di RPG. Insomma, tante cose belle. Tanto morite tutti, non è che... Ah, e guardate che belle queste granate. E lanci la granata, li miri e la granata va verso di loro. Via, via! È molto lamerosa come, come granata, eh? Però è divertente da usare, soprattutto contro i bottacchioni. Eccolo, uno, due. Metti fuori il naso, stronzo. Donna, si riparano dietro i poster di Belen lì che non riesco a colpirli. Via, via! Ah no, scusa Jackson, non volevo. Se sì, volevo, ma pensavo non fossi tu. Dobbiamo arrivare di là, pronti con i booster. Ok, atterraggio assistito. Atterraggio assistito che poi è molto figo perché ti permette anche di planare, come avete visto, e superare dei crepacci. Troviamo quella squadra. Allora, questo è un lanciamissili, cioè se, so che sembra un elicottero, in realtà quello dovrebbe essere un lanciamissili. Dobbiamo girare quel cratere per arrivare al distretto commerciale. Squadra demolizioni 1, qui Badger 01, ci siete, passo. Nemici, nemici. Nemici ha sprombattuto. Allora, in una situazione come questa, la cosa migliore da fare è lanciare una granata che riesca a rilevare la posizione nemica. Così non metti fuori il naso a vuoto e sai se stai sparando a qualcuno. Vieni qua. Sono molto concentrato, ragazzi, perché voglio fare una bella partita. O comunque una partita bella da vedere. Superiamo il vagone. Qui possiamo prendere anche quest'arma. E io direi che non è male, perché fa malissimo. Adesso vi faccio vedere. È tipo un fucilazzo a pompa. Ok. Qui è pieno di bastardi. Bella. Adoro quest'arma. Guardate che mattanza, ragazzi. Combattimento al chiuso. Questo fucile mi sembra che sia, madonna benedetta, quanti cazzo di cali di framerate. Vergognoso, è veramente vergognoso. Perché? Perché non pensano mai a noi che giochiamo su PC? Non capisco perché. Cioè, non lo fate uscire proprio il gioco a sto punto. Non capisco perché dobbiamo giocarci in maniera così brutta e castrata. Apri quel cancello. Io sono il tutto fare, devo fare tutto io. Non sparare, alleati. Identificatevi. Ok, questi sono tutti quanti alleati. E adesso ci riveleranno altri dettagli sulla nostra missione, perché dobbiamo andare a distruggere il lanciamissili, quella sorta di elicottero bianco che abbiamo visto passare prima. La nostra missione è una demolizione, in realtà. Cerchiamo di svolgerla al meglio. Voglio servire la patria. Lanciamo una granata
Porca troia. Volevo fare una bella... Ah, ma quelli erano nemici, quindi? Cioè, pensavo fossero alleati. Non è la compagnia di tuo padre? Non mi ricordavo questa cosa. Vediamo un po'. Equipaggiare? Perché non sei solo? Voglio servire la patria, non mio padre. Andiamo. Metti fuori la capoccia. Bravo. Bravo anche tu. Porca troia. Guarda quanta bella gente che c'è qua dentro. Io farei un giretto al piano di sopra. Che troia, mi stava incaprettando proprio alla grande quello. Mamma mia. Sì. Vai, muori. Schiatta. Ok, è mio. Ciao! Muori. Merda, 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 veicolo. Quel veicolo rompe non poco i maroni. Togliamo sti cecchini dal tetto. Che dà un fastidio. Porca zoccola. Vediamo un po' che granate ho. Solo questa. Ok. Avete visto che bei cazzottoni che si danno? Mi ricorda molto Crysis in questa cosa. Madonna. C'hanno tutti le divise uguali, sti stronzi. Muori. Ok. Procediamo lungo questa strada. Ciao! Donna, aspettate che tiro una granata di queste, se no non capiamo dove stanno i miei amici. Ok, sono finiti tutti. Vedete, è tutto molto tunnelloso, è più tunnelloso di quanto vorrei. Vorrei un COD un po' più libero nei movimenti tattici. Invece questo è libero solo per quello che riguarda la scelta del piano di combattimento, quindi alto o basso. Ecco il lanciamissili. Quello lì è l'obiettivo, il lanciamissili volante. Lì ci sono gli esplosivi che dobbiamo recuperare per farlo saltare in aria. Vedo i loro esplosivi. E adesso cerchiamo di fare il tutto senza schiattare, perché già siamo schiattati una volta e mi dispiace moltissimo. Aspettiamo un'altra. Il lanciamissili si sposterà altrimenti. C'è un sacco di gente qua in giro. Voi copritemi. Sicuro, Will? Sì. Ok. Posso farcela. Ok. Mitchell, vai con Iron. Attacchiamo, attacchiamo, su. Niente chiacchiere. Via. Andiamo. Oh. Merda, ho finito le granate. Ok, quello là sopra è fastidiosissimo e deve morire. Ok, continua a scendere gente in strada, mannaggia al cazzo quanti ne sono. Muori. Ah no, è mio. Direi che li abbiamo terminati, quasi. Muori. Ok, abbiamo le nostre cariche. Questo che cos'è? È un bellissimo lanciagranite per quando fa caldo. Ottimo. Assicuriamoci che non siano morti per niente. Defender 2-3, in supporto. E qui c'è un pezzetto di gameplay che avrete sicuramente già visto nelle prime release video di COD. Perlomeno questo pezzo qui me lo ricordo molto bene. L'ho già visto. L'acqua, boh. E così così. Cazzo, cazzo. Ok, fermi. Con calma. Sì.
Bene, ok, mi sono levato dal cazzo i droni, che sono la cosa più fastidiosa. Adesso ci leviamo dalle palle anche questi soggetti. Tutti in fila, bravi, così come alle poste, che ci penso io. È molto comodo questa visione qui, perché ti permette di sapere dove sta il nemico in ogni momento. Ok, ci siamo. Mitchell, di qua! Adesso c'è una bellissima sequenza. Guardate le espressioni del mio commilitone, quanto sono credibili. Guardate che belle espressioni facciali che fa. Ho il braccio rotto. Cazzo, che male. Ok, tira. Spettacolare, ragazzi. Le espressioni sono fantastiche. Molto superiori a quelle di un Battlefield 4, secondo me. Purtroppo, ragazzi, questa cosa non finirà nel migliore dei modi. Perché il lanciarazzi adesso prende il volo. Non c'è più tempo. Ci sono delle cariche. Quindi il mio amico mi spinge via. Tutto ok. Ci vediamo dall'altra parte. E io. Ecco qua, casco e lui salta in aria. Eh sì, è molto triste come inizio per un gioco, però devo dire che è estremamente coinvolgente, così come è coinvolgente il fatto che a pochi minuti dall'inizio del gioco perdiamo un braccio. Molto carina questa cosa. Ok, spero che questo gameplay vi abbia dato un'idea, seppur un po' sommaria, di quello che è Advanced Warfare. Cercheremo di pubblicare un video in cui elenchiamo le nostre prime impressioni nella maniera più chiara possibile. E al prossimo video.